TG12, bentrovati, buon pomeriggio. Partirà entro un mese il piano per l'occupazione Lavoras attraverso la misura cantieri e la misura politiche. Darà lavoro a oltre 10.000 sardi e quanto assicurano il governatore Pigliaru e gli assessori Pacci e Mura. Sentiamo Adriano Porqueddu. Potrebbero partire già entro un mese i primi cantieri di Lavorassi, il programma plurifondo da quasi 128 milioni di euro approvato con la legge finanziaria e ieri per la parte che riguarda la misura cantieri dalla Giunta regionale. Con successiva deliberazione in programma a martedì prossimo, l'esecutivo guidato da Francesco Pigliaru licenzierà anche l'altra misura relativa alle politiche attive e altri interventi specifici. Questa mattina in conferenza stampa il governatore Pigliaro, gli assessori Virginia Mura e Raffaele Paci hanno illustrato l'intero programma. Stiamo uscendo dalla crisi economica, ma come tutta l'Italia lo stiamo facendo molto lentamente. È comunque una buona notizia, ma noi vogliamo rinforzare questo processo. Il modo migliore per rinforzarlo e in effetti investire direttamente sul lavoro, è quello che, che facciamo oggi. La misura cantieri consentirà l'inserimento nel mondo del lavoro di 3.500 persone, il 3% del numero totale di disoccupati sardi. Ci siamo concentrati sia sulle attività di cantieristi che, che riguardano l'emergenza occupazionale del nostro territorio per dare risposte proprio alle fasce più deboli che hanno più necessità e questo lo possiamo fare grazie all'azione dei centri per l'impiego e, e coadiuvati anche dall'azione di inserimento. E poi ovviamente ci concentreremo anche eh, velocemente su altri tipi di attività, di politiche attive e di incentivi alle imprese per favorire soprattutto l'occupazione giovanile. L'attivazione della misura politica dovrebbe riuscire a favorire l'assunzione di altre 8.000 persone. Perché vogliamo fare un piano che sia veramente efficace. Abbiamo già preso il contributo di tutti, sono molti interventi sia sui cantieri e quindi con gli enti locali, sia i bonus e quindi la partecipazione delle associazioni economiche. Un piano importante che contiamo che possa dare occupazione per oltre 10.000 persone. Un'ordinanza del comune di Sassari limita il consumo dell'acqua erogata dall'ente gestore a Banoa perché non conforme ai parametri chimici consentiti, molti quartieri della città coinvolti. Sentiamo il servizio. L'acqua fornita da Banoa e destinata al consumo umano non è potabile. Con un'ordinanza del Comune si limita il consumo per non conformità dei parametri chimici nei quartieri di Lufangazzo, Carbonazzi, Monterosello Alto, Capuccini, Rizzei, Monserrato, Bada Pedrosa. La TS Sardegna di Sassari, Dipartimento di Prevenzione e Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ha comunicato che le acque prelevate a Sassari dal proprio personale a seguito dei controlli effettuati non sono risultate conformi. Sono stati infatti in eccesso le quantità di manganese, alluminio, ferro, trialometani e coliformi totali. Per la tutela della salute pubblica, l'acqua sgorgante dai rubinetti non è idonea al consumo umano, diretto come le bevande e la preparazione degli alimenti. Potrà essere usata solo ed esclusivamente per tutti gli usi igienici, compresa quella personale. L'ente gestore è obbligato a predisporre e fornire il servizio di acqua potabile tramite il posizionamento di autobotti. La giunta regionale ha dato il via all'ATS per la creazione di un hub unico del farmaco, un'operazione che porterà ad un risparmio di 18 milioni in tre anni. Sandra Sanna. Con l'obiettivo di creare un hub unico del farmaco che centralizzi i magazzini farmaceutici degli ospedali della Sardegna, la Giunta regionale ha assegnato all'Azienda per la tutela della salute il compito di sviluppare un programma operativo per l'attivazione del servizio. L'hub unico è uno degli obiettivi previsti dal piano di rientro, la cui attuazione porterà a un risparmio stimato di 18 milioni di euro in tre anni. Come spiegato dall'assessore della sanità Luigi Arru, attualmente i medicinali acquistati dalle aziende sanitari per l'uso interno, ospedali, ambulatori, punti di Continuità assistenziale, eccetera, e la somministrazione diretta in dimissione o a pazienti cronici sono stoccati in moltissimi magazzini ubicati nelle diverse farmacie ospedaliere. Questo sistema assorbe notevoli risorse umane, strumentali ed economiche ed è pertanto indispensabile procedere alla razionalizzazione della logistica dei medicinali attraverso la centralizzazione dei magazzini, che, secondo esperienze consolidate in altre regioni, hanno portato importanti risparmi. Incredibile furto nella chiesa di San Pietro a Sassari. I gnoti hanno rubato l'agenda delle messe e della sacrestia. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. L'insolito episodio sembra che riguardi anche altri luoghi di culto. Padre Gianluca, frate custode della chiesa di San Pietro, si rivolge alla comunità per ripristinare i contenuti del diario dove erano annotati gli appuntamenti per ricorrenze di matrimoni o altre funzioni per tutto il 2018. Il frate spera anche che chi ha sottratto l'agenda ci ripensi. E restituisca quanto sottratto. Cambiamo argomento, parliamo ora di moda. Quattro imprese sarde parteciperanno alla Fashion Week di Milano, in programma dal 23 di febbraio. I quattro stilisti selezionati esporranno le loro creazioni al white di Milano. Ce ne parla Valeria Secchi. Protagonista della Fashion Week di Milano dedicata alla moda femminile, quattro imprese sarde, Barbara Pala di Macomer, Prezia da Buddy Santadi, Quattro Mani di Cagliari e Silvio Bettarelli di Macomer esporranno le loro creazioni al White in Milano durante la Fashion Week, che vedrà la partecipazione di oltre 30.000 top buyer provenienti da tutto il mondo. White è il più importante salone della moda donna in Italia, afferma Stefano Mameli, segretario regionale di Confartigianato e Imprese Sardegna. Per questo, grazie all'attività svolta dalla nostra associazione a livello nazionale sardo e grazie alle iniziative che mettono al centro le piccole e medie aziende del settore, anche quelle sarde potranno far conoscere la loro qualità a un'importante platea di compratori, giornalisti e manager. Gli stilisti dell'isola avranno dunque la possibilità di presentare il proprio lavoro ad una platea di acquirenti ampia e qualificata, grazie alla collaborazione tra Confartigianato e Imprese Sardegna, e la talent scout e la moda giornalista Michela Zio. La Fashion Week inizierà il 23 febbraio. Proseguiamo con lo spettacolo. Il primo appuntamento venerdì prossimo al Teatro Verdi per grandi interpreti della musica. Organizzato dalla cooperativa Teatro e un Musica con un'orchestra di 60 elementi. Spira Mirabilis, che eseguirà la pastorale di Beethoven. Vediamo. Si inaugura venerdì al Teatro Verde di Sassari la stagione I Grandi Interpreti della Musica, organizzata dalla Cooperativa Teatro e Musica. Il primo appuntamento nel ricco calendario che andrà avanti fino ad aprile è con una giovane orchestra di oltre 60 elementi, la Spira Mirabilis, ormai conosciuta in ambito internazionale come l'orchestra senza direttore. Il progetto nasce con l'idea di creare uno spazio, una dimensione, in cui i musicisti possano studiare insieme una partitura come fa il direttore d'orchestra e costruire un'interpretazione comune da eseguire dal vero vivo. Particolarità di questa orchestra, oltre al fatto di non avere un direttore, è il rapporto diretto che gli artisti creano con il pubblico. La Spira si eseguirà la sesta sinfonia di Ludwig van Beethoven detta La Pastorale, uno dei capolavori della musica di tutti i tempi. Dopo il concerto, gli spettatori avranno l'opportunità di porre domande agli esecutori che si trattengono sul palco per raccontare i particolari del loro lavoro. L'ottava edizione della rassegna offre, come ormai consuetudine, un calendario di eventi che ha come protagonisti i nomi di spicco dei cartelloni internazionali. Questa nuova edizione ci offre anche l'occasione per fare il bilancio delle stagioni passate, ha affermato il direttore artistico. Stefano Mancini, che sul repertorio della musica strumentale sono sempre riuscite a catalizzare l'attenzione di un pubblico numeroso proveniente da tutta l'isola. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. La lettura del contatore può essere comunicata dal 12 al 26 febbraio sul sito web oppure da telefono fisso al numero verde 800 050 101 e da cellulare allo 079 28 32 697. È importante il numero utente e il codice presente in bolletta. Bentornati in studio con la pagina sportiva. Parliamo di Volley. Sassari ha ospitato le selezioni delle atlete che dovranno rappresentare la Sardegna al torneo delle regioni. Abbiamo incontrato il selezionatore Stefano Cadoni. I Coribichesu. Giovani pallavoliste sotto osservazione a Sassari, dove nei giorni scorsi nella palestra Istituto commerciale di Via Luna e Sole si è svolto un partecipato raduno di atlete nate negli anni 2003-2004 e provenienti dalla provincia di Sassari e Oristano due ore e mezzo intensi di allenamento sotto lo sguardo attento del selezionatore regionale Stefano Cadoni che attraverso appuntamenti come questo e dal Trofeo delle Province che si disputerà a marzo, dovrà selezionare le giocatrici che andranno a comporre la squadra che rappresenterà la Sardegna a luglio al Trofeo delle Regioni. Il lavoro è andato molto bene, ho visto che c'è una buonissima partecipazione diversamente dal sud dove la partecipazione è stata un po' più a gocce. Invece mh, mi rendo conto che ehm, l'azione che abbiamo fatto con il, regionale, con il comitato regionale di parlare con le società sta sicuramente dando i suoi frutti perché ho visto molta più partecipazione, ho visto tante ragazze di tante società e eh, questo era uno degli obiettivi più importanti eh, che abbiamo preso a pieno. Mh, dal punto di vista delle ragazze abbiamo visto tante situazioni che dobbiamo ancora metabolizzare perché non è semplice capire un po' il livello della nostra regione. E abbiamo bisogno ancora di un po' di allenamenti per capire di che pasta siamo fatti. Il Palamura di Porto Torre sospiterà domenica e per il sesto anno consecutivo una kermesse sportiva che riguarda il ballo, le arti marziali e il fitness. Ne abbiamo parlato con il presidente MSP Italia delle province di Sassari e Olbia e Tempio, Walter Falchi. Vediamo! L'MSP Italia presenta una manifestazione che vedrà protagoniste 21 tra palestre e associazioni sportive che al Palamura e Portotorres proporranno ballo sportivo, fitness e arti marziali. Abbiamo sentito Walter Falchi, presidente MSP Sassari o il Biatempio. Domenica abbiamo la manifestazione che si chiama Sport Insieme, è una manifestazione che ormai è arrivata alla sesta edizione e, come hai detto tu, impegna tantissime società. La manifestazione nasce solo e esclusivamente come promozione dello sport, è diventata per noi fondamentalmente un appuntamento annuale che coinvolge tutto il nostro movimento. L'ente di promozione nasce come sport per tutti ed è sicuramente il bacino più importante. Dopodiché all'interno dell'ente di promozione ci sono delle professionalità, soprattutto nell'ambito della formazione o nell'ambito degli eventi che attirano sicuramente anche quello che è il popolo degli agonisti però è giusto dire che l'ente di promozione abbraccia quello che è il mondo dello sport per tutti e questa manifestazione è, è proprio il cardine e l'esempio dello sport per tutti. Siamo molto ben strutturati, nel senso che abbiamo una serie di settori, tra i quali quello della formazione, eh, dove proponiamo ogni anno fondamentalmente dell'attività formativa a favore di chi si vuole affacciare in questo mondo e chi si vuole specializzare. Eh, questo è sicuramente uno dei fiori all'occhiello dell'MSP Italia, la formazione in ambito sportivo. Era questa l'ultima notizia del TG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sui vostri smartphone o tablet su wifitv.tv, sulla pagina internet www.canale12.it, sui social Facebook, Instagram e YouTube. Il prossimo appuntamento con il Tg è come sempre questa sera alle 19.45. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci!